Buonasera a tutti e benvenuti a Zara 87. Benvenuti a tutti i telespettatori sul canale 74 del Digitale Terrestre di NSL e benvenuti a tutti i radioascoltatori sugli FM 90 di New Sound Level. Bene, questa sarà una puntata particolarmente speciale di Zara 87 perché l'abbiamo proprio chiamata Zara 87 Speciale Natale. Chi vi parla è Cristian Lelli, che vi augura anche lui la buonasera a tutti quanti, ma non posso fare altresì di naturalmente, purtroppo, logicamente, anche presentare quelli che mi stanno accanto, in questo caso il mio assistente, dottor Bruno Stazione. Buonasera boss, buonasera a tutti gli ascoltatori e tanti auguri per questo speciale Natale. E l'assistente dell'assistente, dottor Angelo Di Palma. Grazie, grazie boss, mi basta ragioniere, tante cose. Buona antivigilia, perché oggi è l'antivigilia. Oggi è 23 dicembre. Però poi andiamo anche in replica a Natale, quindi possiamo dire che è uno speciale Natale a tutti gli effetti. È uno speciale Natale a tutti gli effetti, perché già che mi hai detto questa cosa qui, io allora dico subito che non solo... Già devo andare via? Non solo ci potranno vedere in questo momento in diretta, cioè giovedì, oggi è giovedì 23 dicembre, dalle ore 21, come tutti i giovedì. Come tutti i giovedì. Ma potranno vederci anche domani, cioè quindi stiamo parlando di venerdì 24 dicembre, alla vigilia alle ore 18. Auguri. Ma ci potranno vedere anche il 25 dicembre, che è sabato. Auguri. Alle ore 23. Proprio in chiusura di e a Salto Stefano, che pure è domenica alle 14. Gli abbiamo dato l'alternativa, una poltrona per due. Sì. C'è 0,86. Il boss, quindi, cioè, però chi è che fa la scommessa? Possiamo fare chi è che viene messo in mezzo? Può essere messo in mezzo tu, caro Divan. Di Marzia la poltrona per due, viene messo in mezzo dai due cattivi, i due vecchietti cattivi, no? E voi tu sei il vecchietto. Io sono un vecchietto, io posso dire di essere più vecchietto. Essendo un vecchietto cattivo, prenderà spesso il taxi e quindi questo mi fa ricordare logicamente la possibilità che ci dà il 3570 di organizzare questa trasmissione. Quindi un ringraziamento speciale va al 3570, che è lo sponsor della nostra trasmissione, che la patrocina anche e che gli permette di vivere grazie a tutti i taxi che avremo in giro e soprattutto ad un ospite speciale che abbiamo in studio. Chi è questo ospite speciale, caro Bruno? Boss, abbiamo io preso da colui che è stato fino a questa puntata parte del team dei taxi, ma lo volevamo in studio anche per dare una giusta testimonianza, visto che oltretutto fra tutti i tassisti che abbiamo è quello un po' più del mestiere, perché fa radio, si diletta, e quindi io saluto Alessandro Giovannetti. Ciao Alessandro, studio che di solito da noi è Padova 44. Il file per te con il resto di uno. Alessandro, come ci si sente in studio e non sul taxi? Un buon commento al volo. Più largo. Mi sento più largo, come ha detto giustamente Angelo. Perché poi a me lo spazio serve, no? Diciamo. Questo è lo stesso spazio che noi come realtà, come emittente, non solo abbiamo sugli FM 90 per quelli che ci seguono in radio, non solo li abbiamo in TV per chi ci segue dal digitale terrestre, ma li abbiamo anche in app e in streaming. E se volete scaricare la nostra app su NSL Radio TV, c'è lo spot per vedere come fare. È semplicissimo, se la regia mi dà questo regalo, vai spot. Deve fare. Scarica l'app ufficiale di NSL. Scarica l'app ufficiale di NSL. Con un solo click potrai vedere i nostri programmi TV oppure ascoltarli via radio direttamente dal tuo smartphone o dal tablet. Potrai seguire il palinsesto di NSL in qualsiasi momento, conoscere i nostri speaker e interagire con loro via social. Ti sei perso una diretta? Nessun problema! Attraverso la sezione podcast potrai riascoltare quando e dove vuoi le puntate dei principali programmi. L'app di NSL Radio TV è facile, gratuita e sensazionale. Cercala sullo store di iOS e Android e portaci sempre con te. Fantastica la nostra app. Bella. Ma a questo punto, non solo dall'app e soprattutto dall'app anche si può fare, ci potete mandare, perché noi siamo sempre avidi di questi messaggi che ci scrivete poco, ma ci scrivono perché non ci vedono. No, guarda, io devo essere sincero, ho avuto tantissimi complimenti, non ci scrivo perché sono impegnati a guardare che vessi i tuoi assistenti. Questo è il motivo. Io infatti ripropongo il mio messaggio, dato che noi abbiamo due numeri di riferimento, uno è il
339 300 400 per mandarci messaggi o i vocali. Esatto. Oppure in diretta qui telefonica allo 06 71 54 31 20, lo ripeto anche un po' più lentamente, 06 71 54 31 20. E questo per quale motivo? Non solo per umiliare naturalmente i miei assistenti, perché chiamateli proprio, cioè, fate vocali per umiliarli, fate vocali per dirgli le parolacce, per dire qualcosa, diciamo, di insulto, cioè fate qualcosa di brutto verso di loro e noi ve lo mandiamo in onda. Ma non l'occasione è era davvero mostruosa. Questa è una grande possibilità che vediamo. Però non possono chiamare per dire come tutti i complimenti per la trasmissione. No, a noi. Assolutamente. Ma è nata un po' di bontà, boss. È proprio perché questo spirito natalizio. Non ci sono i video oggi. No, ci sono i video. E proprio per questo. Prenderti controviare. Io dico. Proprio per questo ci potete chiamare non solo per umiliarli, ma anche per rispondere al primo tema. Ah, c'è un tema. Sì, al primo tema che noi, diciamo, metteremo in campo, lo facciamo subito vedere velocemente. Però, perché il tema tratta che cosa? Una cosa delle più spese in questo momento. Sì. Cosa vorresti sotto l'albero di Natale? Tu cosa vorresti sotto l'albero? Un bonifico, ecco. Tu al volo cosa vorresti? Un vaso, se no l'albero casca. Alessandro, al volo cosa vorresti sotto l'albero di Natale? Ma io sono d'accordo con Bruno, Vedi? Io vorrei un bel bonifico. Allora però chiedo alla regia di mandare il contributo su questo tema, cosa vorresti sotto l'albero? C'è un contributo? Sì, mandiamolo. Ma si può mandare, bonifico. È natalizio. Nessuno sa che la parte più dura è evitare la merda di renna. Arrestato Babbo Natale per molestie. E poi mi ha guardata dicendomi: fammi volare, baby. Caro Babbo Natale, vorrei che tu trovassi una soluzione per la pace nel mondo. Con affetto, Simone. Mi dispiace, ma saresti stato la causa della terza guerra mondiale nel 2032. Questo Samsung ci passa per un pelo, ma l'anno prossimo... Presepe all'italiana. I re magi, bloccati dalla guardia costiera di Lampedusa. San Giuseppe, in ospedale per l'esame del DNA. Il bambino, portato via dall'assistente sociale. Maria, a St. Moritz con lo Spirito Santo. Il bue, macellato per produrre hamburger del discount. I pastorelli, emigrati in Germania. L'asino è come noi, l'unico ad essere rimasto e convinto di avere un futuro. Perfettamente. Rieccoci quindi, siamo in studio e c'ha ragione l'asino. C'aveva ragione l'asino, caro Stanzione. Non ho parole io, veramente. Non c'ha mai parole tu. No, perché mi colpiscono questi video dal profondo e esprimo perciò della gratitudine nei tuoi confronti. Vorrei soltanto fare una cosa. Tu che cosa vorresti sotto l'albero? Non ti esimere. Questi video sono fatti dalla IA. Ah, cioè? Tu sai chi è la IA? Electronic Arts, quella della PlayStation. Elfic Animation, cioè che è una sezione di Babbo Natale, degli elfi che fanno i soliti giochi. Elfic Animation. Che ci ha mandato proprio questo discorso di divertirsi, dato che sa tutto che c'è un ospite particolare oggi. Mi hai fatto il regalo, boss. Però per questo motivo io mi vorrei collegare per capire il tabellone delle missioni. Dobbiamo mandare le missioni, anche perché non abbiamo detto. Ma perché poi non ho sentito la direttora, ma la fate sentire. Voleva scappare la direttora. Ciao, direttore. Che meraviglia, non sei più l'esorcista, che meraviglia. Non ho cantato. Però la cattiveria è quella, è sempre quella. Comunque, dicevamo. Direttora, dici qualcosa, dobbiamo mandare la prima missione? Sì, è una missione molto importante questa. Vogliamo dire per quelli che c'è la prima volta che ci ascoltano che ogni trasmissione abbiamo delle missioni programmate, ma in realtà questo programma esiste perché al grido di una corsa, una storia, mettiamo a disposizione anche un taxi. Se voi avete bisogno di qualsiasi cosa, volete portare un messaggio, magari gli auguri a quell'amico che non siete riusciti a contattare, o insomma avete bisogno di un taxi, 3939 300 400, noi vi mandiamo il taxi e in cambio ci date una storia. Sarò bravo, boss. Si potrebbero anche fare gli auguri di Natale a qualcun altro. Perché no? Invece che fa quelle cose tipo inoltre a tutti, che insomma hanno sentito. Anche a te famiglia. Anche a te. Io li odio quella roba lì, bisogna evitarlo. Assolutamente. Detto questo, io lancerei tabellone? il
tabellone, ma come al solito la farei lanciare in elfico, cioè da Angelo. Ma perché sta cattiva? Grazie per aver premuto il bottone dell'autodistruzione. Esatto, questo l'ho premuto io. L'elfico, dai. Sì, 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 beh, sì. È facile, dai. Tabellone. In elfico. Don't tap un tabellone. What tap. Vabbè. Allora, ecco il nostro tabellone. Liste di taxi service, vari missioni, vari missioni. Che il filo d'oro, abbiamo un studio oggi. Eccolo qua. Taxi Plus. Che meraviglia. Spiega il Taxi Plus, Angelo. Che cos'è il Taxi Plus? A differenza degli altri taxi, in questo caso è Plus, cioè è una cosa che va oltre. Qua c'è il taxi, poi c'è il Taxi Plus. Quindi è oltre l'immaginabile. Chissà che ci potrebbe. C'è la follia, Elfico Tassatella. Mazzatella. Per scoprirlo bisogna andare a capire qual è il tassista. Giusto, che il 3570 ci ha collegato. Hai seguito la scaletta, bravo. Ogni tanto boss. Capita. Che meraviglia. Grazie. Che però sto andando a braccio, forse la scaletta che va a braccio. Tanto uguale. Però so che deve essere abbinato un tassista che risponderà a questa prima missione. Dobbiamo andare a capire chi è. Vediamo chi è. Andiamo a Roulette. Toilette in elfico. Oh, Sasà, Palermo 72. Ce l'abbiamo in diretta, Palermo Rosario. 72. Con chi sta Rosario? Hello. No. Attenzione, dai, questa grande, questa. Ma Babbo Natale mio, non si è mai visto, dai. Perdonate, abbiamo un evento speciale qui a 087 per il Natale, quindi Sasà, tu hai il vero Babbo Natale in taxi? Il vero Babbo Natale. C'è pure la campagna. Ma tu non lo sai dove sei andato a prendere? Direttamente al Polo Nord. Mazza, in corsa lunga. Guarda quello dietro che non è d'accordo. Ma che è sta tristezza? Ma comunque Mamma mia. Ma emette dei suoni, non parla. Perché parla elfico. Parla elfico. Vedo da dietro col campanaccio. Vabbè. Allora. Ma chi è quel povero Cristo? Ma non è Babbo Natale vero? Assolutamente sì, me l'ha garantito la Coca-Cola. Te l'ha garantito la Coca-Cola. Assolutamente sì. Che poi ricordiamo che l'iconografia è quella. Ma dai, Babbo Natale mio, ma se mai visto? No, ce l'ha gli occhialini Babbo Natale. Comunque, ma quelli da vista da vicino. No, lui vedi, dice di sì. Come va? Ecco. Che sta dicendo Angelo, tu che conosci l'elfico? Sta dicendo che ho ragione io, sta arrivando in fretta, esatto. Vedi? Però io so so che logicamente avremo qui in studio, vero direttore? Sì. Oh, avremo la possibilità di avere Babbo Natale in studio, quindi a tutti quanti dico tra poco qui su NSRTV a 087 speciale Natale avremo il signor Nicolas Klaus, cioè in arte Babbo Natale. Ma si porta qualche regalo? Ma non lo sappiamo, lo vediamo quando viene, quindi chi è? Rosario, portalo quanto prima qua, se no diventa pericoloso. Ma non ci crede nessuno che questo è Babbo Natale. Ti aspettiamo. Babbo Natale. Aspettiamo. Ti aspettiamo in studio, dai, che vi aspettiamo. Però in studio. Mi piace come parla. Puoi dire. Me lo scrivi di così. Tu c'hai un crollo. Che sta facendo? Ci stanno seguendo le renne. Che c'è, Rosario? Ma che cosa fa? Babbo Natale. Ma che cosa? Tettete. Ma che cosa fa? Vabbè, comunque. Ha redarguito le renne. Noi ci vediamo tra poco. Alessandro, che ne pensi che abbiamo Babbo Natale qui tra poco in diretta? Meno male, almeno una volta posso consegnare la mia letterina di Natale direttamente a Babbo Natale. Ma quindi vuol dire che ce l'hai già la tua letterina da dire? Ce l'ho una letterina. Prepara di cosa chiedere a Babbo Natale mentre noi prepariamo logicamente. Ma quel Babbo Natale lì, certo, quello vero, quello originale, il nostro. Vabbè, parla così. Prepariamo il contributo 6 perché sai che la CIA si è divertita. Gli elfi hanno l'Elfanimation, che ricordiamo la sezione di Babbo Natale che fa videogames ma anche grafiche. Sapeva che c'era Babbo Natale qui, si è divertita a fare delle cose spettacolari. Cose che mi piacciono, immagino. Io se la regia ce l'ha questo contributo 6 che ci ha dato la Elfic Animation, lo manderei. Subito, proprio così. E anche quest'anno Babbo Natale viene.
Auguri! Ecco qui che la Elfic Animation manda e ci ha mandato in esclusiva, ricordiamo, su NSL TV, in esclusiva su Zara 87, ci ha mandato queste proprie creazioni che sono fantastiche, perché questi Elfic, certo, sì, anche... di Babbo Natale sono veramente bravi. Poi che dici tu, Bruno? Beh, giusto. Bello. Tu hai dell'altra roba. Esatto. Dove la tieni? Dove la nascondi? Dovunque, datemela, voglio uscire qua da questa realtà. Non quindi, voglio più Alessandro, qua. Anche quest'anno Babbo Natale viene. Viene, viene anche ma quest'anno. Ma sì, ribadiamo. Però, certo. Ma lo dobbiamo far venire bene, però, eh? Allora, detto questo, certo. Però io vorrei dire una c'è cosa, visto che noi siamo in FM, sì, che sì. Cosa Angelo spiega a quelli di FM qual è il filmato che abbiamo visto? Ah, beh, giusto, visto. Perché vai. Praticamente c'era nel filmato che avete sentito poc'anzi. Edulcora. Edulcora. Che sarebbe edulcora? Fai delle cose per capire, che sennò ci arrestano. Andiamo a fare Radio Re Bibbia, TV. No, non c'era nulla di pruriginoso. Si stava ingroppando. No, non si stava. Chi l'ha detto? Boh, facciamo la puritanesimo. Con questa musica, fagli spiegare questa musica. Allora, c'era la renna col sorriso e stava davanti. Ci sto provando, però mi devi far parlare, che se no la renna stava davanti, sì. E ci aveva il sorriso, ma era contenta. E dov'era Babbo Natale? Precisamente dietro ad incastro, tipo tramezzino uno all'altro. E la renna era contenta, Babbo Natale pure, ma anche era dispiaciuto tutto sommato. A ogni e tempo le guerra sul tandem ha detto giustamente Babbo Natale, vai, pure viene. Quest'anno viene fatto pure, che è giusto. Contento boss, ok, contentissimi. Direttore, ancora abbiamo qualche secondo prima di fare la seconda mission, perché so che si stanno organizzando, che c'è quellamente poi della seconda parte un ospite che si va su livelli, ragazzi, che regalo, si va su livelli internazionali. Internazionale, doppio ospite. Però logicamente noi facciamo sempre riferimento ai budget che ci arrivano in trasmissione. Babbo Natale è sponsorizzato e presentato da un grande colosso americano, perché pensate, la nostra trasmissione è arrivata fino in America e quindi una grande pubblicità americana. E chi ce l'ha portata in America? L'IP, quello del petrolio, benzina, sono partiti. C'è per dire uno spot che da noi lo spot numero 3 lo abbiamo chiamato, ma è uno spot famoso che naturalmente ha sponsorizzato questo discorso. Ma è tipo quelli che mi hai fatto vedere le passate puntate? No, questo è uno spot americano che sta andando e sta veramente impazzendo tutto, tutte le televisioni americane. NBC, ABC, ABC. Biden non va a dormire se non lo vede. Vi dico proprio, io sponsorizzo e sono orgoglioso di farlo, che Mark Boxer, che logicamente è assolutamente una marca di fama logicamente degli Stati Uniti. Mark Boxer. E quindi la Mark Boxer ci ha dato la possibilità di avere qua in esclusiva Babbo Natale, finanziando le spese dalla Lapponia qui e tutto quello che ne concerneva, insomma, all'interno del viaggio, delle spese. E quindi per ringraziarla e perché ci ha anche fatto questo servizio, mandiamo lo spot della Mark Boxer, che si può vedere sicuramente. Certo. Sarà natalizio questo spot. Shop Your Way members can ring in the holidays with Joe Boxer. Kmart. Get in, get more Christmas. Ecco la nostra pubblicità. Sei rimasto. Hai visto che c'avevamo un grande marchio, te l'avevo detto? Che succede, no. Bruno? No, sta cercando di vedere se suona, ma. Non è quello. Però logicamente a questo punto io chiederei ad Angelo, anche in questo caso, perché la pubblicità ci ha pagato non solo per la TV ma anche per la radio, di spiegare pure di questo. Spiegare che cosa abbiamo visto agli amici che sono in ascolto a livello radiofonico. Che hanno sentito solo uno scampanio. Cos'era la pubblicità? Di che campana? Di che batacchi si chiama? C'erano degli uomini anche avvenenti, dei bei ragazzi. Sì, bravo.
Bravo. Ed erano double fasce, cioè sopra erano vestiti con giacca e cravatta e sotto con che Mart boxer, con i cosi, come si chiamano, con i boxer, i pantaloncini. Ma che cosa suonava? Che suonava? Questo era praticamente era la Prostat Music. Praticamente vado a spiegare la Prostat Music, che si suona con quello che sentivate erano uno che però, si chiama Natale in mezzo a loro c'era, erano le palle di Natale che suonavano, esatto, in quel caso bravo, sei stato bravo, e amplificavano gli altri. Ottimo. Meno male che non erano ragadi, perché sennò diventa, esatto, un problema maggiore, per cui da quel punto di vista infatti dare che la descrizione sia riuscita tutto per carità, vediamo l'ora, è impeccabile, cioè, non fa una piega, ma è arrivato Babbo Natale, ma abbiamo la sorpresa di avere Babbo Natale in studio, eccolo. Ma chi è sta tristezza? Ma che dice? Non ho capito, Babbo Natale. Sentiamo, parla elfico. Parla elfico. Babbo Natale, puoi sintonizzarti su una lingua italiana? No, è bello. Che questo parla. Parla c'è elfico. Angelo per ha detto, che è particolarmente contento di stare qua, nonostante. Sì. Diciamo è impegnato in questo periodo. Se te è impegnato, Gli impegnato. Puoi chiedere per favore che vedi? Cosa ha detto? Ma sembra la stessa cosa, se te tutti tio è un attimo, nel senso che quante titti c'è stanno. Possiamo chiedere se è proprio il Babbo Natale originale, lui puoi chiederglielo. Fatelo chiedere, ma come fai a capirmi? Scusa, allora parli italiano. Ha detto lui parla tutte le lingue del mondo, compresa la sua che si capisce solo lui. Esatto. Però in questo caso ha detto che lui comprende ma ha difficoltà a parlare. Ah, ecco. Parla in elfico. Lui parla, diciamo, parla in elfico, gli è partito il poker, sai parlare in elfico, no? Aspetta che prova a chiedere in elfico a Babbo Natale. Guarda che bel pezzo di televisione questo. Pensa sia una delle cose più brutte che abbiamo mai fatto in vita nostra. Va benissimo. Babbo Natale. Un Baromeo. Un Baromeo è elfico. Sì. Baromeo è. Baromeo, tempo, non niente che giù. Siamo tutti impegnatissimi. Scommetto che anche voi siete indaffarati nei preparativi di Natale. Sta roba, per favore, ha sbroccato Babbo Natale, si è incazzato con Ceccio, esatto. Giusto. Date le direttive tecniche. Scusa, è strano, assomiglia a uno che conosco. Ha fatto tu sai, tu. Tutti. Vuoi andare? Sì. Guardami che bello sto piano. Lo vedono, il problema è che non capisco. Io penso a quella persona che si è appena messa in contatto col canale 78 e venuto e fa. È perché tutti quanti abbiamo finalmente, fino adesso abbiamo visto Babbo Natale finti in TV, sì, in cinema. Noi abbiamo quello vero. Quello vero è quello che parla così. Che col ponte sbagliato, gli è saltato il ponte. Parla come noi. No, per carità, no, ecco. Babbo Natale, però so che tu hai la possibilità. Eccolo. Che tu hai la possibilità di anche metterti in frequenza con tutte le altre lingue, perché se no se fai così penso che nessuno del pianeta ti capirebbe, se non qualche amico calabro. Detto questo, possiamo andare anche su una frequenza di un italiano un po' più. Sì, allora. Allora, io ho due lingue fondamentalmente, una è quella, l'altra è quest'altra. Leggermente però, calabro questo. Un poco, ma non tanto. Ma Babbo Natale è della abita in Sila o in Lapponia, per capire? Allora, via Lapponia è a Catanzaro. Ecco. E io l'asto. Ho capito. Uno non si può presentargli tutto così. Otto mesi l'anno, però. Gli altri quattro in Lapponia. Esatto. Quindi vai a svernare in Calabria. Sì, ogni tanto. Capisco, ogni tanto. Lo sai che lo preferivo forse che parlava elfico, però. Tu dicesti, parlo così, io parlo così, che te ne diremo. Dammi ragione. Ah, che bel programma. Tu mi vedi chi è quello? Te lo dico io chi è quello, Babbo Natale. Se ne hanno certificato. Posso chiedere una cosa, Alessandro? Nelle varie peripezie che tu hai fatto col taxi, no? Sì. Ma c'è stata qualche storia strappalacrime, che insomma qualcosa che ti ha commosso, che a Natale bisogna anche un po' commuoversi, giusto, boss? Con questo Babbo Natale come non fai a commuoversi? Ti è mai capitato qualcosa che ti ha commosso, Alessandro? Che ce la racconti? Ma diciamo è abbastanza, come posso dire, recente? No, è un po' forte, sì. Praticamente ho preso una famiglia, erano papà, mamma e un bimbo.
alla stazione Termini e l'ho portati all'ospedale Bambin Gesù. E strada facendo, così abbiamo cominciato un po' a parlare, perché il tragitto non è che sia proprio breve, e così parlando, insomma, loro mi hanno raccontato un po' tutta la loro storia, ma più che storia stiamo parlando di peripezie, perché loro venivano dalla parte sud dell'Italia e avevano questo bambino che aveva una malattia abbastanza rara. E niente, mi hanno cominciato a parlare di tutti i problemi e i sacrifici che stavano facendo per curare questo bambino, dove poi fortunatamente al Bambin Gesù gli stavano facendo delle cure che lo stavano aiutando, lo stavano portando un po' avanti. E sinceramente io quando li ho lasciati lì all'ospedale, che loro sono scesi e sono andati via, ve lo posso garantire, mi sono fermato da una parte e mi sono messo a piangere, perché comunque è stata una storia veramente toccante. E poi quando si parla di bambini, di creature piccole, sì. A me mi si stringe il cuore. Grazie Ale, questa è Zara. Si parla dal serio al faceto, al faceto al serio. Alessandro, grazie di averci legato questa storia a questo momento, perché Zara è proprio questo come programma. Passa, diciamo, da un pentagramma che suona varie note. Dalla follia alle cose più emotive. Come ogni orchestra non si risparmia su nessuna nota musicale. La nota che hai suonato adesso ci è piaciuta talmente tanto che ti ringraziamo. E che in questo momento diciamo pure alla regia di andare in pubblicità. Però in elfico io lo vorrei, boss, se tu puoi. Perché poi... in elfico sempre? Ma perché mi piace da... Prima di andare in pubblicità, voglio rovinare io la scaletta in questo momento. Ecco, mancava pure lei. C'è una cosa importante da fare. Boss. Possiamo mandare dalla regia le immagini, grazie. Vorremmo sapere da Babbo Natale cosa stanno facendo gli elfi. Ecco, questa è una cosa che. Che cosa stanno facendo gli elfi? Babbo questo Natale? È live. È live, che stanno facendo gli elfi? Cioè, questa è casa di Babbo Natale con le telecamere. Babbo Natale, ma vi siete messi d'accordo in due stasera? No, questa è la cosa della Minghi. Questa è vera. Che fa rivedere? Possiamo rivedere Babbo Natale. Vediamo cosa succede. Ma stanno facendo qualcosa? Non capisco. È stata rubata la roba, Babbo. Ma è incazzare allora. Babbo Natale. Ma non dice le parolacce, Babbo Natale. No, però. Si è stato a fregare i cari degli altri. Sì. Manco fossero il Grinch. Ma è incredibile. Che cosa potessi fare, Babbo? Ho 10 minuti. Perdonami, guarda, ti diamo proprio 10 minuti. A questo punto andiamo in pubblicità e chiama un attimo gli esiti. Sì, vediamo. Perché forse è meglio. Ma era casa di Babbo Natale che stava rubando. Babbo Natale. Sa che vai. Non è figo la pubblicità, vai. Ti appena che tendri, drin. Rieccoci nuovamente in diretta dal canale 74 di NSL sugli FM 90 di New Sound Liver, qui a 087 speciale Natale. Babbo, eravamo rimasti Babbo che era Babbo Natale, pensavo che parlavi. Eravamo rimasti, che è successo qua a casa degli elfi, insomma, là da parti tue. Praticamente è vuoto. No, si sono rubati tutto. Tutti i regali. Hai salvato il sacco almeno. Sì, ma io mo che consegno qua. Però posso dire una cosa, sì, mi permettete, boss, perché lei... mi è arrivato qua un messaggio, un video, ci hanno mandato un video. Un messaggio video. Babbo Natale, in poche parole, gli elfi, sì. Perché sì. Se la sono un po' presa che qualcuno li stava spiando probabilmente dalle telecamere di sicurezza. Però ci hanno detto: "Guardate, è vero che ogni tanto facciamo, no, queste cose, ma volete vedere che ha fatto Babbo Natale, che abbiamo ripreso di nascosto mentre stava a casa lì in Lapponia, che ha fatto io non faccio io non lo so che c'è, però mando il video che ci hanno mandato gli elfi di cui le telecamere di sicurezza della tua casa in Lapponia t'hanno ripreso. Ma esiste ancora Blob? Perché ci finiamo dritti non lo so, noi, però vediamolo, regia. Vediamo che gli elfi che cosa c'è. guardalo tutto. Certo, avevo mangiato pesante.
non li ha sentiti. Il letterino se non c'è più. Ti sente, boss! Ma non c'è bisogno di spiegarlo, era il microfono aperto. Era aperto il microfono. Era aperto il microfono. Ma perché non ha fissato quando scusa, il microfono aperto? Boss, scusa, lei, dico, scusi. Ma io dico, ma che televisione è questa? Che lo spieghiamo a fare adesso? Cioè, lei è stato dritto, dritto per dritto. Io so di solito che voi mi chiudete l'audio nel momento in cui vanno le cose. Vabbè, ci sarà caro Blob, noi non lo facciamo apposta, non è previsto, quindi non c'è più Blob, non c'è più. Però Cinico TV lo fanno per noi. Però indipendentemente, vabbè, io ho detto quello che vedevo, è inutile spiegarlo. Non sapevo, però io vorrei una spiegazione a Babbo Natale. Babbo Natale, ma veramente fai sta roba con le letterine? Allora, che... No, è un caso eccezionale quello. Un caso eccezionale. Avevo leggerissimamente mangiato pesante. Sì. Un consiglio: mai mischiare nduja e ricotta assieme. Eh beh, certo, sono cose che non si fanno, no, Babbo. Non è bello. Che l'nduja è il tipico piatto lappone, no? Sì, certo. Sempre via Lapponia e Catanzaro, a Catanzaro, quindi quando sei a Catanzaro 800 là. Esatto. E niente, quindi avevo mangiato pesante un pochino e hai dovuto e mettere... gli elfi hanno questo brutto vizio. Che fanno gli elfi? Che vanno al bagno, sì, usano la carta e non la cambiano mai. Ecco. Un'indiscrezione che mi hanno dato gli elfi, sì. È vero che la letterina era quella di Angelo Di Palma, e capirai. Sì, allora diciamo che forse era così. Sì, però posso dire, niente regalo. Nella letterina era scritto: Babbo Natale, portami della carta igienica. È giusto. Allora, giusto. Velocemente invece, Angelo, per gli ascoltatori dell'FM, che cosa abbiamo visto? Da quello che hai detto tu, non si può. No, la saltiamo. Direi di sì, ormai si spiega. Faceva le faccende private. Ha detto lui. Meno male che c'era la letterina e non è francobollo, perché sennò con francobollo. Cacciate Celia che ha lasciato aperti i microfoni, o chi per lui c'è, Cerro. Adesso questa cosa sarà stampata in tutte le repliche, sì, che andranno, sì, sotto Natale. Ma possiamo tagliare, possiamo fare la prossima missione, che ne dite? Che bello. Io prima però possiamo fare una cosa prima della prossima missione? Come non si può fare? Che li volevi, chi è che decide? Il boss? Prima della prossima... Allora, perché poi va a presentare in un certo modo la prossima missione, perché è una missione di altissimo livello internazionale. Però volevo lanciare, ricordando i numeri di riferimento che ce li ricorda Angelo, sono il 3939 300 400. Per che cosa? Per l'SMS antico, oppure per il WhatsApp, o anche i vocali. Invece per la linea diretta chiama direttamente qui. Per la linea diretta chiamatelo 067154 3120. No, perché lo stavo vedendo. Questo la sua soddisfazione è il nostro miglior pregio. Questo per dire che cosa? Per dire, per rispondere, o per umiliarli come al solito, anche per rispondere al secondo tema attraverso i messaggi che mandiamo in campo in questo momento. Però diamogli il tempo di scriverli, che abbiamo lanciato il tema. E anche di umiliarvi, diamogli il tempo. Certo, più vedo, più umiliano. Tanto più di questo. Allora lanciamo il secondo tema, che è: qual è il regalo di Natale più bello che tu abbia mai ricevuto? Quindi top the top. Io ho una macchina a mio padre. Angelo? Io era la macchina che avevo rubato, che poi gli ho regalato. Non è quello, non è vero. Dì la verità. No, lei, boss? Boss, ci sta pensando il boss. Il mio figlio? Finalmente una risposta degna del boss. Se me la chiedi così, per forza. Che meraviglia. Come si chiama il figliolo? Alessandro, che saluto da casa. Ciao, Ale. Non mi vedere in televisione a papà. No, ecco, non vedere questo programma, soprattutto. È diseducativo, Alessandro. Alessandro, invece, l'altro Alessandro. Qual è stato il Padova 44. Qual è stato il tuo più bel regalo di Natale che tu abbia mai ricevuto? Il mio più bel regalo di Natale mi riporta indietro, parecchio indietro nel tempo. Una biga, no, uno magari bisava ai tempi. No, è stato un bel trenino elettrico che io lo volevo, ma in una maniera esagerata. E quando ho trovato questo trenino elettrico sono rimasto contentissimo. Ma Babbo, invece, tu qual è stato il tuo più bel regalo che ti hanno fatto, Babbo? La Befana. Che mi dà il cambio.
cambio. E ti dai il cambio. Quindi su questa risposta. Ma non lo fate fare più il regista, fategli fare un'altra cosa. Sulla risposta di Babbo Natale, io manderei il contributo appunto degli Elfico che ti hanno fatto come al solito sul, sul tema. Sempre loro. Sul tema, qual è il regalo più bello? 3939-300-400-06-71-54-31-20. Ma soprattutto, ripeto, un WhatsApp al 3939-300-400. Vai col contributo. Quando devi comprare i regali di Natale e non sai da quale iniziare? Babbino, vorrei che tu portassi dei vestiti alle donne che ho visto sul cellulare di papà. Caro Babbo Natale, vorrei vedere giocare l'Italia ai Mondiali 2018 in Russia. Con amore, Claudio. Caro Claudio, questo è il massimo che sono riuscito a fare. Con amore, Babbo Natale. E ora con questa cosa ci faccio? Non ho neanche la PlayStation. Ho visto i tuoi post su Facebook. Quest'anno ti arriverà in regalo un dizionario. Buon Natale! Perfettamente. Bene, abbiamo mandato anche il contributo che gli Elfi ci hanno mandato, logicamente, e ribadiamo, no, Bruno? No, no, per carità, se qualcuno ribadiamo vuole... Ribadiamo il tema. Il tema è quello, diteci qual è il regalo più bello che avete mai ricevuto a Natale, 3939-300-400, c'è già qualche messaggio? No, però, ma, scusa, mandateli sti messaggi. Appello del boss, date le telecamere al boss. Boss, guarda la telecamera, impietosisci di fortemente. Una musica natalizia di quelle... Eccolo qua. Alla, in questa Zara 87 speciale Natale, perché non essere buoni con noi che stiamo qua facendo gli facendo quello là, e quindi cercando anche di farvi divertire tutto sommato, oppure disgustarvi, ce lo meritiamo almeno qualche messaggio, ce lo meriteremo un augurio di buon Natale pure noi, e certo pure io, cioè loro no, noi io no. Sì, a me fate gli auguri, però se vi piace di più umiliare, se siete leoni da tastiera, se volete mandarli a potete tranquillamente farlo, perché io vi prometto che ve lo mando in diretta, se mi dite parolacce, ma anche perché deve facciamo sentisti vocali, non lo fanno le altre televisioni, noi sì, e lo facciamo nello speciale di Natale, e vabbè, al 3939-300-400 per un Natale diverso. Ma che, scusa, c'è sta proporre dei insultato, gli dai ragione. Beh, non è una cosa che fanno tutti, non è una cosa che fanno tutti, è sta opportunità, non te la dà nessuno. Guarda che fai farti, per il bieco cachet, guarda come ti comporti per un bieco cachet, mai per i soldi sì, quello io dico, e vabbè, direttora. Seconda missione, tabellone, seconda missione. Andiamo al tabellone? Perché davandolo tu fai ogni tanto. Cosa fa il piacione con la direttora? Dai, fai il piacione. Bruno. Direttora. Madonna, che voce sei. Ma no, ma questo è uno che c'ha raucetine, che piacere. Favore, ma posso fare io? Vai. Direttora? Che? Ma mandiamo il tabellone? No, fai vedere, inquadri la gambetta. No, c'è lì la gambetta mentre direttora? Lo fa. Direttora? C'è la gambetta particolare mentre. Direttora, mandiamo il tabellone, dai. Sai che potrebbe fare il regista, Babbo Natale? Solo se vieni vestito così tutti i giorni. Manco per niente, guarda. Il tabellone. Tabellone. Dunque, Taxi Messenger, Taxi Plus, però no, questo potrebbe essere visto che è un. Non c'è un Christmas Taxi, cioè no. Mancava solo quello. Attenzione, per la prima volta esce a Zara 87, è la prima volta che sicuro? Esce il VIP-TAC, parete sì, dico bene direttore. Mi pare sì, è la seconda. Sì, abbiamo usato per Emma Marrone quando è stata col Duca, però era un video. Era Emma Marrone, quindi allora nel senso andiamo a vedere qual è il tassista che sarà abbinato, quindi velocemente la roulette per capire chi è che andrà a prendere questo VIP che adesso sveleremo. Chi c'è? Il Duca, grande ritorno sul Duca taxi. Ritorna in campo. È bello, che bello. Bruno, bello. Bello. E allora sul taxi di Zara 87, una coppia veramente particolare, nel senso un grande piacere che ho avuto anche, insomma, l'onore, grazie al tuo contatto, boss, di avere anche su chiedi chi erano. Sul taxi di Zara 87, Numa e Phil Palme. Applauso, ritrovati. Buonasera.
Ciao Emanuele, ragazzi. Eccoci qua. Che meraviglia, che meraviglia. È veramente fantastico avere l'onore di in trasmissione. So che vi stanno portando qua Numa e Phil e avervi tutte e due qui presenti a Zero 87 per lo speciale Natale è un onore per noi e per i nostri telespettatori indescrivibile. Duca, ma ti rendi conto chi stai portando o no? Duca, tu che sei un amante della musica. Non puoi capire come sto io. Innanzitutto Numa è bellissima. È vero. E mi ricorda l'eroina di un film che si intitola Il Quinto Elemento. Come no? Luc Besson. Il colore, il taglio, mi ricorda quel film. Sì. Io sono un amante del cinema. Seconda cosa, ho fatto un'indagine. Numa sì. È niente proprio di meno che la pronipote, ma nipote di Numa Pompilio. Addirittura. Imperatore romano. Addirittura. Ma discendente diretta, forse si chiama. Ma Numa. Tu che sei di uno dei re di Roma? Caro Duca, tu che sei un amante della musica, ti rendi conto che dietro di te c'è qualcuno che praticamente con la musica italiana ha flirtato continuamente in tutta la carriera? Battisti, Baglioni, cioè tutti, Ramazzotti, Zero, tutti quanti. Ti rendi tu che sei amante della musica? Ramazzotti sta sempre bene. Ramazzotti sta sempre bene. È stato lui. Sì. Ma questo per rimanere in Italia, perché se andassimo a livello internazionale, ragazzi, tu ti spaventi, Oggi mi sono ripassato il palmarès. E sentiamolo. Tutti. Facciamo prima di chi non c'era. Ho scoperto tra l'altro che. Diciamola alla gente da casa che lo rivede. Phil Palmer, oltre ad essere un membro aggiunto dei Dire Straits, poi è stato tantissimo nella band di Eric Clapton, ha suonato con David Sylvian, questo l'ho scoperto adesso, praticamente tutti. Tina Turner. David Bowie addirittura è in uno dei dischi seminali per quanto riguarda il punk rock. David Bowie. The Idiot con il Liguana, Iggy Pop, nel senso che ha suonato in uno dei dischi. Ha suonato, caro Duca, in uno dei dischi più importanti dell'indie rock, cioè quel The Idiot di Iggy Pop, prodotto da David Bowie a Berlino. Quindi dico bene, Phil? Ecco, ho detto. Allora, Phil pensa che io. Non mi ricordo che era 92, 93, 94, voi avete fatto un tour mondiale enorme in quegli anni del 1992, 94, adesso lo ricordo bene, e siete venuti anche a Roma al Palazzetto dello Sport, al Paleur, esatto, io ero lì sotto con alcuni miei amici e c'eri anche tu, Phil, e io stavo lì nel 94, non mi sarei mai aspettato. E poi devo dire che questo palmarès si arricchisce con i Dire Straits, e poi parleremo dopo in studio 92. Sappiamo pure le date, esatto. E poi parleremo in studio anche di un nuovo singolo di Numa che sta arrivando con una band. Numa, ho visto la band sul comunicato stampa, complimenti, una band stellare, la voglio dire. Steve Ferrone alla batteria, Trevor Horn al basso, cioè Trevor Horn è The Buggles, Virgil the Radio Star, uno dei più grandi produttori di tutti i tempi. Poi c'è chiaramente Phil alle chitarre. E chi mi manca, Numa? L'ho detti tutti? Mi pare che l'ho detti tutti, vero? Diciamo che hai detto proprio la priorità. Poi comunque nell'album c'è anche Alan Clark, pure Alan Clark, tasterista di Dire Straits. C'è quella meraviglia di Peter Gordon, insomma, che tasterista dei Fresh Mods, insomma, Julian Hinton, arrangiatore dei più grandi, Ross Stewart, Robbie Williams. Duca, tanta roba, Duca. Tanta roba dietro queste settimane, tanta roba. Ne parliamo dopo, Numa, quando vieni in studio. A tra poco con la presenza speciale, gli ospiti speciali, Numa e Phil Palmer. Grande, grazie ragazzi. Sto cercando di fare un duetto con Numa, cioè stava provando. Stiamo cercando le canzoni. Stiamo cercando una canzone. Vai, fate sto karaoke che ha cantato con Duca. Questo è il colpaccio, altro che Emma. Colpo vero, Duca. Noi cantiamo Jingle Bell.
È bello perché lei canta in inglese e lui no, è meraviglioso. Ma un applauso forte, grandissimo, mi aspettiamo in studio per sentirla dal vivo. Per sentire la view, perché qui a Zara 87 ce li avremo sul nostro palco, Phil Palmer e Numa, e ci canteranno non solo il singolo nuovo di Numa, ma anche tante cose con la chitarra elettrica che Phil farà, perché sappiamo che chitarra, una delle chitarre elettriche più spaziali del mondo. Il touch di Palmer è studiato, nel senso che è proprio un tipo Palmer, di tocco... può essere uno dei top del mondo, forse secondo solo a me. A te chi? Cioè io sono la chitarra. Perché tu sei la chitarra? Beh, ho fatto tour mondiale. Con chi? Con Giovanni Belli dentro. Ma perché fai finta di non saperlo? Ma come dai, adesso dai, non ci, io non ci voglio credere. Fra tutto quanto, anche suonato anche la chitarra tu. No, io ho fatto tour mondiali, con gli Aha. Devi sapere che Mick Jagger. Con Christian Lelli. Mick Jagger al boss gli manda il cesto a Natale. Bravo, a me Bruce Springsteen che mi spazza le scarpe. Bruce Springsteen? Come si chiama infatti Bruce Springsteen? Il lusso a scarpe. Il boss. Capisci perché l'ha preso da me? Da me l'ha preso. Che deficiente che sono. No, E tu che gli dai corda poi, è quella la cosa. Io la corda non gliela do, lui già la corda ce l'ha per conto suo. No, nel senso tu, niente. Qualsiasi cosa dice il boss, tu dici sempre sì, hai capito? Adesso mamma mia, come sto! Come fai a fare l'imitazione di Salvi con la bocca a terra? Lo so, regia Bertone ci dà questo impasto, ma il contributo uno. Che pure? Sì, mandalo regia. Chi sei tu che fai il duetto con David Bowie? Ma vediamolo, basta che lo mandi. No, è Natale, David Bowie. E tu chi sei? Non lo vedi? Sono vestito di rosso. Ho capito, sei un comunista! Papà, i comunisti! Ma no, non lo vedi che ho la barba? Senta le mano! Sei pillato e travestito! Aiuto! Ma no, sono Babbo Natale! Ne ho sentito parlare! Cosa gli hai portato? Cos'è sta merda? Io avevo chiesto la PlayStation 2! Senti vecchio, o te ne vai o ti faccio fuori e poi dico che è la legittima difesa. Oh! Ma sta volando! È magico! Oh. Ma allora è Harry Potter! Ma come Harry Potter? Ma ecco, dove, questa, che cos'è? Babbo, come rispondi a questa cosa? Sei Harry Potter, babbo? Cioè, babbo? Ha dormito. Vecchio, c'è una certa età, è anziano. Babbo! Cue, tipico escavazione da Lamponia. Esatto. Che rapporto hai con Harry Potter, tu, babbo? Harry Potter. Harry Potter è quello che i capelli tutti capelli. Così. No, Harry Potter. Lo conosci Harry Potter? Il mago. Il mago, sì. Quello è Silvan. Il mago è Silvan. No. Non lo conosci. Non ho rapporti, purtroppo. Posso fare un po' di pubblicità, boss, visto che grazie a te è a grande richiesta lo speciale Harry Potter di Chiedi Chi Erano, domenica 26 dicembre alle ore 21 su questo canale. È un racconto che insomma tu hai visto e sarà pensato, e quindi tu hai deciso di replicarlo anche durante gli spazi di Natale. Assolutamente sì. Grande, grazie, grande, boss. Grande, Chiedi Chi Erano speciale Harry Potter. Hai pure il cellulare per guardare a che ora fosse. Sì, capirai, pensare, perché c'è una che mi ha detto prima un giorno, poi là, vabbè, comunque. Non è colpa mia, lo sai. L'ho fatta la grafica. Ma che dire se mandassimo un bel video e salutiamo Babbo Natale, perché so che c'è un inviato speciale che è andato direttamente in Lapponia, poi, no? Dovremmo prepararlo. Io, ecco, mi chiedo se però Babbo Natale è venuto qua, lui chi trova là? Ecco, allora, logicamente è giusto che essendoci tutti questi ospiti così importanti, sì, l'esclusiva di avere qua Babbo Natale, la possibilità, quello vero è quello vero, beh certo, che credibile, perché scusa, no, tu stai insinuando che Phil Palmer è quello finto. No, Phil Palmer è quello vero, l'ho visto. Allora, che portiamo solo gente reale, vera, quindi questo tu da sempre a dare ragione al boss, sei veramente melliflo, guarda. Non so melliflo, è lui che paga, ancora non hai capito la vita. Hai detto la cosa giusta, dato che siamo noi che paghiamo, tutti e due siete, noi come plurale maiestatis emittente, e dato che a questa emittente si regge sui sponsor,
pubblicità. Chi mandiamo adesso? I cicci là? Perché abbiamo la possibilità di Fit Palm, di Babbo Natale, costano. Certo, chi paga? Visto che pure voi costate. È un pochetto, però, diciamo la verità. Vabbè, il giusto. Un succo di frutta noi. Noi abbiamo quindi un altro, per fortuna che ci sarebbe sponsor. In soccorso l'America, un grande altro spot americano importante che suonano adesso che sul Natale logicamente sempre ha fatto una grandissima pubblicità sul Natale, che poi sono dei rotoloni tipo, si chiamano plenty, quelli che puliscono, sai, che servono in cucina, come no, io sempre uso dei plenty, non usi plenty, come no, io ci mancherebbe, tu usi plenty, tu usi, beh, io li plenty, poi do l'acqua, okay. E quando crescono, allora, a questo punto io, visto che la pubblicità è bellissima, l'hanno pensata per le famiglie italiane, come passano le famiglie italiane, gli americani hanno pensato alle famiglie italiane, sì. Perché però l'hanno fatto apposta, perché sapevano che venivano a fare pubblicità 087, ecco. Hanno pensato proprio, no, l'hanno fatto per le famiglie in generale a livello... Date ragione, è fastidioso. L'hanno fatta per le famiglie in generale, no? Italiane, occidentali, dai, occidentali. E hanno pensato uno spot di solito come si passa il Natale, e anche certe volte c'è questa persona che poi vedrete che lo passa magari attraverso la famiglia, tante cose, ma tutto sommato alla fine c'è il rotolone che... Non è che è fatto di cincillà il rotolone, no? Perché non saresti capace. Io quindi non posso che non esimermi nel presentare e mandare, grazie alla possibilità che ci dà per avere tutti questi ospiti, gli grandi rotoloni plenty direttamente dall'America. It's always a mess, but it's our mess. And there's no place we'd rather be. Plenty, grandi rotoloni Merrick che ci permettono. Cioè... Bella pubblicità, no? Bellissima. Sì, sì. La raccontiamo un attimo in FM. Camilla. In sintesi, è uno che si passa il Natale poco bene. Diciamo, gli capita quasi. Cioè, io penso che neanche al 2 novembre gli capitano quelle cose a stomo. Cioè, è successo di vicissitudini proprio. Di tutto, il tacchino per terra, il gatto che non va de corpo e si rivolge sempre al famoso rotolone che gli cambia la vita. Plenty. Quello di famoso di Plenty questa mano zingara. No, non è quello, è no. Quello, Plenty quarantino. Anche Tarantino. So che dobbiamo salutare il nostro grandissimo ospite Babbo Natale perché c'ha da fare. Per chi ci vede il 25 sarà sicuramente già arrivato. Lo saluterei al volo con questo, un altro contributo 3 che ci hanno mandato gli elfi, perché dicono che di solito fai sta roba qua, ma è vero? Vediamo un attimo. Vediamo. Il paese di Babbo Natale è fredda, ma il babbo sa scaldarsi alla grande. Buone feste. Buffa. Oh.
Ma che buone feste, ma da babbo, fai ste cose? La campanella, io lo faccio, io. Certo che lo fai, babbo. Come ti vuoi congedare con noi? Fai un augurio. Allora sì, auguro a tutti voi buone feste, tranne a questi tre che mi hanno costretto. e la seconda è, abbiamo parlato del file denaro, no? Poco sì, fa. Sì, di cachet, sì, di cachet. Non è che fate come a Mediaset, fattura 60 giorni, no? Che io no, famiglia pure. E il boss decide. No, comunque vi auguro. Non ce l'aspettavamo da te che eri così attaccato al file denaro. Per carità, però. Ma le renne costano, le renne costano. Non prenderai dei soldi per questa sera, è il tuo regalo per noi, babbo. Sì, avete pattuito così col mio agente, babbo, no? Gli elfi ci hanno detto che te ne devi andare. E io me ne vado senza cachet. Senza cachet. Buona serata. Arrivederci, grazie babbo. Grazie a tutti, mi hai fatto contenti tutti i bambini, ci hai fatto tornare bambini. È bello vedere quella barba bella fluida che esce. Non sai come punge. Con le sopracciglia nere, la sacca. E per questo ringraziamo ancora i nostri sponsor e la possibilità che tu ci abbia dato per venire qui da noi. Va bene, grazie babbo, e buon lavoro. Non ti rivolgere ai sindacati. Buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro. Siamo andati in pubblicità, boss? No, ancora no. Come no? La direttore mi fa sì con la capoccetta, tipo cane basculante. Io voglio soltanto un contributino veloce. Altre parole, Bruno, che è sto cane? Come? Cane basculante. Ah, così, Io volevo andare in pubblicità, prima di andare in pubblicità, volevo che, e questa se mi permetti. Se mi permetti, sei tu il boss. Io manderei questo contributo che è il 7, sì. E poi senza dire niente, solo facce. No, Angelo lo spiega in FM. Ah, certo. Ok, vabbè, contributo, poi torniamo e Angelo lo spiega per quelli che ascoltano io dalla radio. Sotto. E tu zitto sotto, certo. Ballo davvero. Vai. Certo. Puccioso, felice, condiviso, stupefacente, amoroso, coccoloso, tenero. Natale a tutti voi. Hai visto? Non porta le mutande. Allora, abbiamo visto, diciamo, un altro contributo che ci hanno mandato sempre la Hi-Hi-Fi Animation. Adesso purtroppo non era in audio, era solo visivo, e quindi Angelo può spiegarlo per gli amici che ci seguono dalla radio. Grazie boss dell'opportunità che mi dai. E praticamente c'era questo angelo con le ali a forma di angelo, e c'aveva un camice e sorvolava, e da sotto c'erano due col camice un po' più nero rispetto all'angelo. Non puoi stare dietro, proprio a termine di legge non puoi stare dietro, e quindi c'è un problema di pacco di Natale, levati. E quindi praticamente da sotto fanno le foto e dicono: ah, vedi, non porta le mutande. Però è pur vero, caro boss, che essendo il sesso degli angeli che non hanno sesso, quindi lui stava tipo tipo la lampadina, diciamo, da sotto, tipo lampadina, si vede così come la pubblicità. La lampadina, no. Pubblicità. Rieccoci nuovamente sul 74 del Digitale Terrestre, anche sugli FM 90.0 di New Sound Leader, quindi ci potete ascoltare sia naturalmente dalla radio che dalla TV, ma anche dalla app e dal nostro sito streaming nslradiotv.it. Abbiamo comunque un messaggio, io vorrei dire che ringraziamo chi ci manda i messaggi. Abbiamo quella cosa di non, pietà, come dire. Non è certo nel senso merito comunque mio, vostro, certo, ma è merito di Phil, perché ciao Phil Palmer, il top dei musicisti e Numa grande donna e grande cantante. Avete il meglio in questo studio. Vero. Una coppia davvero fantastica, Sandro da Milano. Quindi l'app sta funzionando. Che meraviglia, sta funzionando. Che meraviglia. Che succede adesso? Adesso, caro boss, io devo dare un senso al budget che mi hai fornito. Anch'io ho delle richieste da parte tua di trovare delle esclusive.
Non sapevo, devo essere sincero, non sapevo che Babbo Natale, quello vero, sarebbe venuto qua, quindi ho mandato il mio inviato, che comunque fra poco farà un'intervista con Babbo Natale, è lì apposta, l'ho mandato proprio nella residenza invernale di Babbo Natale. E tu sai che quando si parla di budget, quando si parla di inviato, l'inviato di 087 direttamente nella casa di Babbo Natale in Lapponia è Mimmo Loquace. Ciao Mimmo! Ciao Mimmo! Salve, salve a tutti! Ciao. Fa freschino, eh? Ma sei vestito un po' leggero! Ma d'altro canto, come dire, il budget è quello per budget, cui... Budget, il budget, no budget, sì. Budget, sì. Sì, sì. Allora, dove sei? Dove sei? In Lapponia, no? Sei in Lapponia, giusto? Sì. Come ci sei arrivato in Lapponia? Quale strada hai fatto? Piano piano, col tempo ci sono arrivato piano piano in Lapponia. E sei lì per intervistare... Coso? Coso chi? Quello... Chi? Eccolo lì. Chi è? Gimme Five. No, ma non è Gimme Five. Non è Gimme Five. Dai, sei lì per intervistare il protagonista. Ah, Coso, quello delle bottiglie. Chi? Quali bottiglie? Quali bottiglie? Quello della bevanda lì. No, non è quello visto. Non è quello... È Babbo Natale, Natale. Ah, Coso è... Chi è Coso? Chi? Come si chiama? Se presta i soldi, Banco Natale. No, lui. Non è lui. Non è Babbo Natale. Babbo Natale. Ecco, che cosa gli chiederai tu a Babbo Natale? Qual è la leggenda? San Nicola. Bene. San Nicola, per esempio. San Nicola è il vero Babbo Natale. È colui da cui. Raccontaci la storia di San Nicola. Ah, grazie, grazie per la della domanda. Della famiglia Klaus. No, non ancora. grazie. Ci mette pure tu un po', sai, quello già è confuso del suo. Lui è in questo sempre lo stesso, grazie della domanda che mi avete fatto. Raccontaci di San Nicola. Come nasce la leggenda di Babbo Natale? Di San Nicola? Di San Nicola, che è Babbo Natale. Ah, ok, allora c'è un... sì, grazie della domanda. Allora, grazie sempre quello. C'è questa... lui fu il primo che inventò il dono dell'obliquità, cioè fatto di stare obliquo in due parti diverse. No, San Nicola era il patrono. Lo dice, vedi, chi l'ha inventata sta cosa? Io. Non è quello, Eccolo. Dai, raccontaci perlomeno come si arriva a questa iconografia di Babbo Natale. Però dovete spiegarmi la parola iconografia, cosa Mimmo, significa. Mimmo, l'hai detto tu, è stato preso da una nota bevanda, giusto? Perché quella nota bevanda ha messo questo tipo di iconografia, di immagine? È perché con lo Jägermeister ci hanno fatto le renne. Quindi la differenza parte da lì. Raccontaci un po', come mai? Che cos'è? Ecco, le renne, per esempio. Sì, ma dà fastidio stare vicino alla bocca. Perché? Perché ti lecca? Mi dà una smozzicata e Come sono? Mi lecca. Come sono le renne? Ma le renne in umido non dovrebbero essere. Quale umido? Come i cincillà. Ma anche tu dici che Loro, tra l'altro, la renna all'umido è pure abituata. Quindi è quello. Diciamo, la renna si frolla già in vita. Sì, mentre. Questa cammina la renna. Che cosa hai trovato? Ecco, gli elfi. Parlaci degli elfi. Per esempio, gli elfi sono quelli che strigliano le renne. Che appuntiscono le corna. No, a parte che ti stanno bene, però, le corna, devo dire, ti stanno bene. Adesso le hanno levate, ma ti stanno bene. Il mio segno zodiacale, appunto, è il leone. Quindi, ma che c'entra? Allora, dai, raccontaci, hai trovato qualche elfo particolare, qualche storia di vita particolare? Queste erano di Halloween. C'è un'ultima cosa, dai, forza. Raccontaci degli elfi. Allora, gli elfi, questi esseri. Come sono fatti? Allora, l'elfo è senza coda e ha uno spazio anche lui per assolvere alle sue funzioni intestinali. Sì, vabbè, ma non dite. Poi. Chi è? Che succede? Gli elfi. Che succede, ecco. Mimmo? Sono da ricovero, però. Ricovero? Mimmo! Ha fatto bene, perché poi... Guarda in camera. L'elfo.
Che chi è l'elfo? Chi è l'elfo? Bravo Mimmo. Chi è? Ma non c'è scritto. Come non c'è scritto? Ma non te Legolas, Legolas, Legolas. 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 Grazie, ci siamo. Allora, grazie da studio. Legolas sono quegli elfi, appunto, che giocano con i Lego. No. Che vengono montati come Lego. No, quindi, pezzo per pezzo. Siete due esatto. Era così. Legolas. Perché il Signore degli Anelli non è quella la leggenda, è un'altra cosa. Allora, vengono montati, li Lego e poi li slego. Slegolas. No, vabbè, Slegolas. Non c'è niente da fare. Ma perché io continuo? Non riesco a fare un servizio. Dai, fai una chiusura, fai un lancio bello alla fine. Allora, dai. Qui dal paese di Babbo Natale. Come si chiama il paese di Babbo Natale? Come Natalandia. Si da Natalandia. Ma qual è Natalandia? Perché è il paese è in Lapponia, Natalandia. Perché? Allora, da Natalandia, provincia di Lapponia, ricordiamo dopo Rieti. Ma non è vero, la Lapponia sì, non è là. Dopo Rieti è lontano. No, E fai auguri, dai, fai una cosa finale, allora, tanto non ci sei riuscito, sei licenziato. Grazie, stavolta sì. Bene. Fai almeno gli auguri, dai, sei così. Licenziato. Congedati bene davanti al pubblico definitivamente. C'hai freddo. Difatti più che congedati è congelati. Esatto. Comunque, al di là ti di questo, che sei grazie a tutti per fai gli auguri, un po' più felice feste. Di più. Allora, un felice di feste più, a di tu. Più. Un felicissimo di più, feste. Di più. Un esorbitante di più. Spaccatevi come delle bestie alle feste, perché le feste vengono una volta l'anno. Grazie Mimmo. E auguri a tutti e a voi più di tutti. Da Mimmo Loquace. Da Mimmo Loquace è tutto, a voi la linea studio. Niente, certo che però. Pure stavolta allora, una figuraccia. Non lo so, questo me l'hai consigliato lo tu. So, come lo so, io ho uno zio io, cardinale, mi ha detto questo, vuol lavorare e ha detto. Tanto per staccare, perché ti volevo dire una cosa in privato, vorrei che la regia mandasse il contributo 2, sempre della Elfic Animation. Perché ti volevo dire una cosa su questa persona che mi hai fatto ingaggiare. Regia, per favore, mandi il contributo 2 o un non secondo di una se, cosa. Mi fai paura. Leva l'audio però, regia. Mi fai stavolta, paura con l'aggrottagliamento. Mi fai. Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei il camion dei pompieri, ma uno di quelli che sembra vero, non uno dei tuoi soliti regali in legno. Tuo Pierpaolo. Missione compiuta! Buon Natale! Oh, va bene, anche il contributo, spero che sia stato chiaro. Molto Bruno. Chiaro, molto, molto chiaro, molto chiaro. Boss. Allora, mentre diciamo, passiamo a un momento del terzo tema, prima diciamo, di andare avanti, anche perché ricorderei a tutti quanti i nostri recapici per continuare a messaggiarci. 3939-300-400 e il numero della diretta 06-71-54-31-20. Ci siamo arrivati messaggi, boss. Ho visto che è scattato un messaggio. L'ho visto. Allora, è arrivato un altro messaggio. Oh, mandate questi messaggi, però anche quelli che umiliano loro. Ma perché, boss, allora, sta cosa? Ma che t'ho fatto? Me la fai leggere che già sto ciecato, non riesco a. Allora. Vuoi una mano, boss? Allora, è arrivato il messaggio. Faccio a tutto lo staff che lavora in questa radio un augurio di buon Natale e a tutti i numini e a tutti i palmerini con vero. Non lo apro. Forse è meglio. Un vero piacere, un augurio di buon Natale da Federica e Sandro Milano. Ormai ciao, Milano Federica, con Sandro e Federica si è aperta e tra poco Federica e Sandro li sentirete qui sul palco dal vivo, attenzione. Numa e Phil Palmer. Andiamo, certo, no? Andiamo. Però, se tu però io dicevo, dica. Tu preferisci di più le vacanze invernali o estive? Beh, sicuramente quelle estive, perché io devo dire che la montagna e la neve mi annoia terribilmente. Io invernali. Tu invernali, Sei più la neve tu. Io so, mi piace la montagna, però non perché anche il mare, però la montagna pure d'estate mi piace. Mentre Razzo. Il mare d'inverno no, io penso che la montagna sia bisex. Sia bisex. Cioè, sia bella sia nel senso. Ma io dico Dio, la montagna è no, io preferisco l'estate, Vabbè, lanciamo il tema. Preferisci le vacanze invernali o estive? 39 300 400. Tema numero 3. Addirittura, ne ha dato risposta neanche a lui il 2, però c'è il contributo, è tutto per quello, allora. Vabbè, boss. Mamma, Babbo Natale! Mamma, un altro Babbo Natale! Mamma, un altro! Cavolo di hipster!
Oro, incenso e mirra, mirra, mirra! Bambini moderni. Ti catturerò, vecchio maiale. Quante volte te l'abbiamo detto che fumare fa male? E con questo siamo a 5 consegne fatte. Quante ne mancano? Perfettamente. Bene, Celia, che è il nostro regista, che sì, sta qua. Quando hai letto il messaggio ha detto non so come inquadrarlo, però mettete i grandi. Celia, questi io cose, che non Luca Celia, no, sì, nel senso, sì, che ogni tanto ci piace sentire la sua voce. Luca, nel senso, dato che so che puoi parlare, non dire che non puoi parlare al microfono, però faccio una domanda semplice sul tema. Preferisci le vacanze invernali o estive, Luca? Vacanze estive. Vedi, motivazione. Calabrese pure lui. Ecco, bravo, uno. Due, fa caldo, cioè vai al mare, ti rilassi. D'inverno, non lo so, boh. Posso fare una richiesta? Poi stiamo a lavorare, mi suggeriscono. Vabbè. Cerno, tu invece? Nostro fonico, regia. Mare, pure anch'io. Mare. Il mare d'inverno, no? Il mare d'inverno tocca andare in Brasile. Ah, beh, soprattutto per il mare vai in Brasile, tu immagino assolutamente. Tu, Angelo Di Palma, preferisci più l'estate o l'inverno, capirai? Tu sfiorisci al primo freddo, caro. Io già dal 24 di agosto per me è già inverno. Quelle poche volte che siamo stati a Milano, caro boss, il buon Di Palma era tipo Totò e Peppino col cobacco, no? Scuvolazza vuare. Io a Piacenza mi metto già il cappotto. Esatto, sì, non sopporta il freddo. Vabbè, ma questo interessa a pochi probabilmente. Allora, dato no, che noi poi stiamo entrando in una fase della trasmissione, no? Nel senso un po' più particolare, un po' più, quindi cambiamo un po' il tema di gioco, riprendendo sempre quelli cambiamo che siamo. Cambiamo mood, come dicono quelli, sì, bravi. Lo addolciamo un pochettino questo mood. Sì, perché noi siamo qui per divertimento, però ogni tanto, insomma, bisogna anche pensare che il Natale, ecco, boss, il Natale non è proprio adesso diventiamo un po' più seri. Esatto, diventiamo un po' più seri perché abbiamo fatto vedere Babbo Natale in varie salse, l'abbiamo fatto vedere sopra le righe, ma anche per giocare, per carità, tutti noi siamo affezionati alla figura di Babbo Natale e quindi logicamente che insomma un po' la luce da bambini e che ci fa tornare bambini sempre in qualsiasi momento fino a 90 anni, 100 anni. Babbo Natale entra in tante case quest'anno, farà tanti doni, chi ha più chi meno in un modo o nell'altro, ma purtroppo esistono persone, famiglie o posti naturalmente del mondo in cui Babbo Natale ha più difficoltà, diciamo, cioè ad arrivare, sì. È vero? Sì, e quindi è giusto anche dedicare un momento particolare di riflessione, di profondità, stando anche vicini, non solo perché si gioca, ma perché esistono delle cose serie mentre noi stiamo parlando e scherzando. E quindi vi vogliamo far vedere questo filmato, questo video diciamo, che ha fatto la Croce Rossa Internazionale, che essenzialmente rappresenta un Babbo Natale in parti che non sono certo quelle in cui noi viviamo da queste parti, quindi la regia magari se può mandare questo bellissimo spot della Croce Rossa che è il 5 e lo vorrei far vedere perché secondo me cambiamo registro e diamo un messaggio intenso a tutti voi. Yeah.
Ecco il messaggio di questo video molto intenso, molto bello, che ha fatto la Croce Rossa, è che il più grande regalo per ogni bambino del mondo è, per quelli fortunati come quelli che vivono dalle nostre parti malgrado il momento difficile, sono i regali, la PlayStation o qualsiasi altra cosa, mentre purtroppo in questo video si capisce bene, viene anche scritto alla fine, il regalo più bello che vorrebbe avere un bambino che vive in luoghi difficili come appunto i luoghi di guerra, anche in Italia, assolutamente è la presenza della loro famiglia, perché il Natale senza il calore dei cari diventa un Natale assolutamente senza regali. Ecco, questo, Angelo, tu? Questo... Beh, assolutamente, la cosa bella, la cosa particolare di questo video, mi ha colpito il fatto che il Babbo Natale si muovesse quasi come un fantasma all'interno di un paesaggio cruento come era quello della guerra. E poi andare, insomma. E a proposito di speranza, caro boss, io do un senso anche ai nostri ospiti. Quindi perché siamo in un mood diverso della puntata. Un mood diverso, ma assolutamente in parte consono a quello che abbiamo detto fino adesso, perché in studio B abbiamo sia Phil Palmer, ma soprattutto insieme con Numa, e dal 10 dicembre 2021 un applauso. Che onore, che grandissimo onore, ben trovati. E soprattutto c'è anche questo motivo, che insomma la luce c'entra in qualche modo, perché Numa, dal 10 dicembre c'è il tuo nuovo singolo online in tutte le radio, dappertutto, no? Che in qualche modo con la speranza c'entra, vero Numa? Beh, sei tu, porta il sorriso, la bandiera del sorriso, porta l'Italia, bellissima nel mondo, e porta la speranza, e porta le parole semplici ma profonde, come ancora la capacità di guardare un nostro cielo blu. Che bello. Ecco, in questo nuovo singolo tu a un certo punto citi una frase, dice: mi sento come se avessi un'occasione e riparto qui da me. Che cosa vuol dire con questo incipit? Perché questo brano l'ho scritto in un momento difficile della mia vita. Quest'estate io ho avuto un problema di salute, non legato al Covid, bisogna dirlo subito immediatamente, sì. Ma legato a un grande esaurimento nervoso e fisico per una serie di problematiche di cui io ero immersa. E voi sapete che io mi occupo proprio di tecniche energetiche, mi occupo... Fai anche il life coach, esatto, no? Di self-empowerment, quindi per me è stata una grandissima... Self-empowerment vuol dire un lavoro sulle proprie capacità, potenzialità, espansione della propria consapevolezza, del proprio benessere interiore e fisico. Quindi una bella esperienza, una bella prova anche per me da affrontare, perché per espanderci ci dobbiamo contrarre, ovvero c'è sempre un momento di grande lavoro interiore per poi poter esternare quello che uno ha appreso. E quindi ecco, nel momento più difficile proprio della mia vita, posso dire, ho detto: ok, qual è la parte di me che vuole parlare? È la mia bambina interiore, che sta meraviglia. Dicendo io, a proposito di bambini, il bambino che è dentro di noi, la mia bambina interiore diceva che aveva voglia di sole, di gioia, di vita, di serenità, di cantare, di essere libera, di essere leggera e soprattutto di essere ascoltata. E quindi io l'ho ascoltata, l'ho fatta parlare, l'ho fatta piangere, l'ho fatta protestare, e dopodiché l'ho liberata su proprio questi prati verdi della fantasia. Ho chiamato mio grande amore, anche produttore, Phil Palmer, che anche se preoccupato ha imbracciato la chitarra ancora una volta, seguendo la mia melodia, il mio testo e insomma la mia ispirazione. E ti ha messo, come dire, una band meravigliosa che abbiamo detto prima. Sei tu. Devo dire la verità, guarda, bisogna dire una cosa che fa ancora più merito a questo team che ci ha scelti per Sei Tu. Questa band è venuta a noi, non l'abbiamo chiamata. Pensa un po'. Ed è una cosa ancora più straordinaria, perché hanno ascoltato il brano, ne sono rimasti innamorati e si sono proposti e hanno detto: hey, do you wanna hit? Ovvero, vuoi che gli diamo un colpo, nel senso che gli diamo la nostra marcia. Esatto. Ed è stato bellissimo, perché ci siamo appunto ritrovati famiglia allargata, e Sei Tu a quel punto è definitivamente esploso, perché Sei Tu parla di
di voi, di me, di voi, cioè siamo noi che scegliamo ogni giorno di offrire il nostro sorriso e di portarlo per il mondo anche nei momenti più bui, perché questa è la nostra risposta appunto al momento buio, cioè la nostra luce. C'è un messaggio, boss. Guarda, Numa, a parte che io ho tipo un brivido quasi natalizio nel vedere sia la tua bellezza che ascoltare quella tua voce e vedere quella chitarra elettrica in mano a Phil Pan. L'ho fatto per te, eh. Tu hai detto e noi abbiamo eseguito. Vi voglio bene, quindi diciamo vi ringrazio all'infinito e non mi finirò mai di ringraziare per essere nostri ospiti. Ma c'è un messaggio, tanti messaggi per voi, uno ve lo voglio leggere perché è da Barbara di Roma, che dice un qualcosa che abbiamo saporato, se non sbaglio, tra di noi, ma perché no, riproviamoci, è appena possibile. Ciao, seguo tantissimo le dirette di Casa Palmer su Facebook, sarebbe interessante vedere questo progetto anche in TV. Che ne pensate, Barbara da Roma? Barbara, qui tu apri proprio proprio apri il nostro cuore. Sì, noi vogliamo fare a casa tua la nostra casa, vogliamo congiungere le case, va bene, con NSL portare anche Casa Palmere, e in più poi in privato ti dirò che ho anche un'idea nell'idea. Insomma, ragazzi, penso che la prossima stagione, no? Possiamo condividere, sì, qualcosa di bello anche questi studi televisivi. E io mi sono offerto come aiuto, come autore, perché per me sarebbe un sogno poter sentire tutte le innumerevoli storie che popolano Casa Palmer, quindi è un bel momento. Tra l'altro ho visto oggi, perché ogni volta che c'è Numa con Phil cerco di andare sempre a informarmi sempre di più, per me, lo dico grazie a te boss, ma grazie soprattutto alla loro meravigliosa anima, sono stati, per quanto riguarda i quelli che erano, uno dei momenti più belli che ricorderò per sempre. L'intervista di Phil e di Numa sui Dire Straits, nel racconto di Chiedi Chi Erano, è stato veramente un momento bellissimo, ma perché si era creato proprio, secondo me, il giusto calore. E io, c'è anche un libro, ma è ancora disponibile il libro Session Man di Phil? Phil, io faccio la traduzione simultanea. Phil dice che c'è questa versione in inglese, se lo possiamo inquadrare. Eccolo. E anzi, lanciamo anche un appello a tutti gli editori, bellissimo, italiani che avessero voglia di... E non ci eravamo messi d'accordo, Numa, non ci eravamo messi d'accordo. Tutti gli editori italiani che hanno voglia di prendere questo... questo, diciamo, grandissimo salto nella storia di Phil, questo racconto autobiografico che è davvero unico, che racconta di 50 anni di storia della musica con i suoi occhi, le sue esperienze, i suoi incontri diretti, è davvero un trascorso così personale, così intimo, ma anche così storico, cioè che fa parte di tutti noi, perché quando leggiamo leggiamo pagina per pagina, diciamo io c'ero là, ma io me lo ricordo quel momento. Però tu che hai avuto la fortuna, no, di, non so se vuoi farlo raccontare a lui o raccontarlo tu, che hai avuto la fortuna di, visto che hai questo inglese meraviglioso che ti permette di tradurre in maniera simultanea, e non ci eravamo messi d'accordo, voglio dire a tutti gli ascoltatori, non sapeva nessuno di questo libro, di tutti quei tanti racconti che è popolato questo libro Session Man. Io consiglio veramente a tutti gli editori, perché sarebbe un libro che raggiungerebbe delle copie importanti, perché Phil ha uno zoccolo duro di fan, perché veramente, qual è l'aneddoto, quello che ti è rimasto più impresso, quello che lui le è rimasto più impresso, il momento più intenso del libro? Guarda, passerò questa domanda a Phil, perché siccome sono talmente tanti, talmente straordinari, se la puoi tradurre per noi, ecco, se la puoi tradurre per noi sarebbe meraviglioso. Love, do you have some special story inside the book that is really one of your favorites about it? There's many, many stories, sorry, tanti storie di mi vivra. There is one more strong of the story that you remember very well, with a lot of feelings. Okay, probably the most emotional. Thank you. Part is about my dad, because my dad did not want me to be a musician. My dad was a policeman, and he didn't want me to go into the music business. And it took 20 years for him to come and see me play. And I was 35, and I was working with Eric Clapton. Traduci tu, Numa, o traduco io? Perché conosco la storia, diciamo che certo, è connessa, solo per questo magari la racconto. Lui dice che per me la forse la più emozionante
fra le più emozionanti è quella di mio padre, perché mio padre non voleva che io fossi un musicista, quindi da quando avevo 14 anni che tra me e lui ci fu una grandissima frattura, non ci siamo parlati per più di 25 anni, e il momento straordinario è stato quando comunque la mia carriera era sicuramente fiorita, ma lui non era ancora completamente consapevole, ed Eric Clapton mandò a casa di questa famiglia semplice, di un poliziotto, una casalinga, insomma, mandò questa limousine a prendere i genitori e portarli all'Albert Hall, che è uno dei teatri più prestigiosi di Londra, per chi lo sa, a vedere il loro figlio suonare a fianco non solo di Eric Clapton, ma su quel palcoscenico c'era Sting, Paul McCartney, Prince Trasgala era probabilmente, no? C'era Phil Collins, c'era il mondo, infatti c'è una foto ancora su Albert Hall, in uno dei piani dell'Albert Hall, dove c'è Phil vicino, proprio che suona in mezzo con la chitarra, Sting, Eric Clapton, Dire Straits, Mark Knopfler, in un lato c'è anche Paul McCartney e Phil Collins, tutti quanti insieme sulla stessa percussione. Immaginate i genitori di Phil. Che meraviglia, tutto. Cosa, una cosa soltanto, perché so che non abbiamo anche da lanciare un videoclip. Sì. Un videoclip che naturalmente vorremmo far vedere subito, no, ai nostri, diciamo, delle spettatori. Subito la pubblicità, ci apriamo l'altro blocco. Io che comunque dici, fatemi solo dire che quindi lancio questo appello agli editori italiani, se hanno piacere di prendere questa versione inglese e farla diventare versione italiana, per fare sì che questo libro esca anche in Italia. Do it, assolutamente, fatelo. Ve ne vendo io 1000 senza fare niente, perché io amo questa cosa. Allora, boss, che dici? Pubblicità, allora, e poi andiamo in pubblicità e subito dopo al rientro grande videoclip di Numa e poi ci antiremo la grande coppia dal vivo. Ok, yes. A fra poco.
Rieccoci in diretta con questa fantastica canzone e videoclip, Numa, meraviglioso. Che groove. Meraviglioso. Che io volevo groove. Prima di parlare un attimo prima di questo progetto, di questa cosa, volevo ricordare proprio perché. Messaggiateci, mandate a Numa e a Phil messaggi via WhatsApp o anche telefonate in diretta. Vi ricordiamo che per i WhatsApp e i vocali il numero è 3939 300 400, mentre se volete sentire direttamente in diretta 06 715 43 120. Numa, a te palla per parlare di questo fantastico progetto. È un brano che mi emoziona tantissimo, come, guarda, è veramente quella bambina che in me comincia a saltare sulla sedia tutte le volte che lo ascolto. Il testo parla da sé, dice che è un viaggio che sarà più bello insieme a te, che ti sorprenderà e non deludere, ovvero io ho immaginato questo viaggio di vita e di ripresa e di rinascita insieme a tutti, cioè a tutti noi, insieme, proprio una resurrezione, guarda. Proprio, esatto. Io percepisco veramente gli altri come fratelli e sorelle, l'ho sempre sentito, forse anche perché sono, voglio dire, cresciuta abbastanza sola da piccolina e quindi ho sempre cercato questo abbraccio e questa solidarietà e questa continuità. E poi quello che mi, c'è una frase di questo testo che mi colpisce tanto quando ancora io stessa lo ripeto, che dice: tra sogni e realtà, coraggio ed energia, si vince il limite, è questa la magia. Perché la vita è una magia, è un miracolo ogni momento. Assolutamente. Ed è vero che è un po' tra sogni e realtà, perché poi quello che noi pensiamo che sia realtà è da capire che cos'è la realtà e che cos'è la fantasia, anche lì, certo. Se potremmo parlare tanto di questo. E allora, quindi, su questa sottile linea tra la realtà e la fantasia, noi creiamo la nostra magia ogni giorno, lanciamo il cuore oltre l'ostacolo e quindi realizziamo i nostri sogni e facciamo i nostri piccoli miracoli quotidiani. A proposito di miracoli e di regali, Numa, visto che questa è la puntata di Natale, no? Ci potete fare sentire qualcosa? So che ci avete preparato un regalo a noi e a tutti i telespettatori di Zara, perché avremo la possibilità, dimmi se sbaglio, Numa, di sentire la chitarra di Phil, la tua voce in una canzone natalizia per eccellenza. Vuoi dirla tu? Guarda, veramente crei un'aspettativa, ma bisogna dire la verità. Vabbè, come faccio a non creare aspettativa? Che Phil piccino, insomma, viene proprio dal rock, qui, insomma, esprimersi con una chitarra super rock, yeah, in White Christmas, insomma, è un po', vabbè, improbabile. Vabbè, dai. Però il tocco c'è, il tocco e la tua voce ci saranno, quindi. Però Phil giustamente infatti mi ha detto: ma perché con la chitarra? Beh, perché il Natale lo fa più rock, dai, il Natale rock. Fare con la chitarra acustica, giustamente. Ho detto: perché vogliamo far contento Cristian. Giusto. E basta. Giusto. E punto. Allora. Quindi facciamo, in realtà adesso noi offriamo un tocco così veloce di White Christmas, okay, con il piacere anche di far cantare anche i più piccoli a casa e i più grandi, bellissimo, tutti, perché noi siamo piccoli, abbiamo detto che siamo piccoli, bellissimo, dentro. Allora faccio la presentazione ufficiale. Numa featuring Phil Palmer, White Christmas. Io lo canterò pochissimo e voglio solo far suonare un pochino Phil. Christmases be you.
È proprio un, in realtà un tocco piccolino piccolino. Fantastico, un applausore. Ci bellissimo, avete fatto un regalo pazzesco, meraviglioso per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo da casa, veramente per me in particolar modo, ma per tutti noi vedere che la voce di Numa e la chitarra di Phil anche suonino questa canzone natalizia è qualcosa comunque di eccezionale, perdonatemi. Ma il testo è dolcissimo, soprattutto quello inglese è bellissimo. Sì, tra l'altro mi è arrivata voce dalla regia che Phil ha scritto una canzone di Natale. Noi infatti adesso cambiamo chitarra. Allora, mentre cambiate chitarra, io faccio ascoltare in italiano il testo, così almeno, così almeno il nostro pubblico potrà gustare ancora di più il testo di una canzone di Natale che ha scritto appunto e ci farà ascoltare tra poco il nostro Phil Palmer. Senti boss, senti che bello, eh? Vai. Giorni gelidi, inverno freddo. È la stagione della pace e della buona volontà nei nostri pensieri, nei nostri cuori. Che le feste di Natale abbiano inizio. È quel periodo dell'anno per augurare pace e buona volontà ai cari, forse vicini, forse lontani. Augura loro gioia ovunque si trovino. In questi tempi difficili, l'importanza della famiglia e della nostra unità ci dà la forza per sopravvivere e perché l'amore continui vicino al fuoco, intorno all'albero, dove dovrebbero essere le nostre famiglie e i nostri bambini. Dare speranza e allegria. Brindiamo a un felice anno nuovo. Canta forte, alza le mani. Invia un dono positivo a tutte le terre, con i nostri pensieri e i nostri cuori. Che le feste di Natale abbiano inizio e in questi giorni difficili abbiamo veramente bisogno di qualcosa per celebrare. Alberi da decorare, ci dà un motivo per dare. E la gioia di ricevere, suona le campane, lascia che nevichi, lascia che il gelo ti pizzichi il naso, esprimi un desiderio, una preghiera. E chiunque segui lassù, dillo forte, dillo chiaro, buon Natale e felice anno nuovo. Un piccolo estratto. A questo punto Numa e Phil Palmer. Dice che stiamo andando a braccio, dice Phil. È ancora più bello, è ancora più bello. Vuole alzare un pochino il volume della chitarra, per favore. Questo testo a me è commosso molto, vi ringrazio per averlo tradotto, raccontato la parte italiana, perché in inglese è scritto da Phil. Ho scoperto anch'io, sai, leggendolo, questa sua tenerezza verso il Natale e questo suo senso di famiglia. Adesso che è diventato anche nonno. Wow. Stavo leggendo proprio l'importanza della famiglia anche nel libro, stavo proprio accennando. Era... E percepisco la sua emozione, anche se è un uomo di mondo, l'uomo che ha passato tutti i suoi Natali probabilmente in tour, eppure i valori ce l'ha sempre avuti molto solidi, molto forti e radicati, non per niente, insomma, lo amo tanto anche per questa ragione, per il suo profondo valore che porta sempre dentro. E quindi c'è questo brano che si chiama This Christmas, noi lo canteremo niente la versione inglese. Numa e Phil Palmer, This Christmas. Positive gift to all lands. Without those, now our hearts
celebrate, feast to decorate. Give us a reason to give and the joy to receive. Ring a bell, let it snow. Let the frostiness nip in your nose. Make a wish, say a prayer to whoever you follow up there. Say it loud, say it clear. Merry Christmas and Happy New Year. And the Christmas festivity is start. Come together now. Qui c'è il piccolo passaggio. Te lo stiamo ricordando anche noi. Together now. Come together. Make some noises. Raise your spirit. Let's hear your voices. Send the seasonal message. Good way to your bells are ringing, children singing in joyful harmony, join the party and shout it out from the rooftops, answer the call. Questo Natale. Applauso, bellissimo, complimenti. Nome Phil Palmer. Complimenti. Pensa Numa, siete stati così bellissimo, fantastici, che abbiamo ricevuto telefonate. Ne abbiamo una in diretta che grazie, abbiamo messo. Ci abbiamo Federica. 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 Federica, ci sei? Ciao Numa. Ciao amore. Ciao Federica. Ciao, sono ciao, qua Federica, con Sandro. Ciao Sandro. Ciao Numa. Che bello sentirvi. Ragazzi, ci siamo un po' buttati, come dice Phil, siamo dati un pochino a braccio, perché dovete sapere che noi non avevamo in progetto di cantare questa, in programma di cantare questa canzone. E invece sai dove? Proprio il taxi quasi, abbiamo ripassato velocemente perché è una canzone adorabile e ci siamo lanciati, insomma, ecco. Posso chiedere a Federica? Posso chiedere a Federica e al suo compagno, per voi che cosa significa la musica di nome Phil Palmer? Allora, io dico la mia, per me ha significato molto e per Sandro ancora di più, perché nel periodo del lockdown è stato un aiuto grandissimo. E ci ha tenuto compagnia tanto e abbiamo diviso momenti difficili, ecco. Che bella cosa, che bella Federica, cosa. Veramente siamo contenti che tu abbia, insomma, telefonato, che abbia espresso, diciamo, anche, diciamo, questo apprezzamento. Soprattutto nel salutarti ed augurarti buon Natale. Ti ripeto, lavoreremo su quel discorso televisivo, io e Numa lavoreremo. Sì, Cristian, perché noi con questa Casa Palmer, sinceramente, devo dire la verità, ci siamo proprio dedicati. L'aspettiamo, Che carino. È una promessa, un nodo. Ci siamo dedicati per tantissime domeniche, prove, abbiamo proprio, esatto, dato proprio il cuore, non, ci siamo messi a lavorare proprio sodo, perché volevamo fare compagnia a tutti noi, alle persone a casa sole o comunque tristi o comunque dubbiose, preoccupate, e un po' ci siamo riusciti a quanto pare. Ci siete riusciti tanto e dal profondo del cuore io vi ringrazio tanto. Grazie. E poi aspetto di vederti a Sanremo, Non vedo l'ora anch'io. Grande, grazie Federica, grazie Sandro, grazie. Buon Natale anche a voi. Posso notare? Auguri a tutti. Posso farlo? Ciao. Grazie. Ci abbiamo però un altro vocale, del Duca addirittura. Addirittura. Un vocale del Duca 40. E proprio quello voglio dire, che l'idea di fare una cosa così bella come quella che abbiamo ascoltato adesso è venuta in un taxi. Nasce nel taxi. È un po' un motivo della nostra trasmissione. Sentiamo quindi, chi li ha portati, che ha voluto mandare un vocale. Vai. Senti, ma come avete fatto a convincere Rudy Feller a cantare e suonare la chitarra? La domanda è: ma è Rudy Feller o Phil Palmer? No, è Phil Palmer. Ha una somiglianza con l'attaccante della nazionale tedesca, famoso attaccante della Roma. Il tedesco volante. Rudy Feller, però, è Phil Palmer. Beh, ma lui è un fuoriclasse della chitarra, quell'altro è un fuoriclasse del calcio. Quindi. Angeli, tu che dici? Per me va bene, non mi fate tradurre in inglese, però. Non lo parli in inglese. Vuoi provare a parlare in inglese con Phil? No, ma dire proprio di no. Di qualcosa in inglese a Phil. Perché lui è molto inglese. Dipende.
Horizon the Devil. Allora, vai, sentiamo se riesce. Cattiveria. No, no, è una cosa. Mary, il mio inglese. Philip Palmer. Vuoi fare una domanda? Tu sei di Palmer. I am Angelo di Palma. Palma, Palmer. It's parent, parent. Merry Christmas. Beh, questo è giusto. È semplice, da portare a casa facile. Session Man, editori, non ve lo fate perdere, lo faccio volentieri, non perdete, che io lo stavo già scorrendo, è una cosa meravigliosa, c'è praticamente metà, tre quarti, tutta la storia della musica e tutti gli aneddoti bellissimi, ho già letto un paio meravigliosi e aspetto la dedica, Phil, dopo. Sì, merita proprio una traduzione italiana, secondo me, c'è un pubblico italiano che aspetta questo libro tantissimo, anche perché parla anche della musica italiana, ma soprattutto non dei dettagli da musicista, ma da uomo, e quindi è molto bellissimo, bellissimo. Vogliamo ringraziare Numa e Phil. Io ringrazierei con tutto il cuore Numa e Phil, con la promessa logicamente che quello che vogliono Sandro e Federica da Milano e tante tantissime altre persone si realizzi magari subito nel nuovo anno. Che dici? E se sono arrivata anch'io a questa conclusione. Brava, quindi. Allora ne parleremo presto. Sì, bene, sì. Io, naturalmente, tutti noi vi ringraziamo di essere stati nostri ospiti qui a Zara 87 e vi auguriamo alla vostra famiglia, a voi, a tutti i vostri cari, un sereno Natale e un felicissimo 2022. Magari anche a casa NSL. Viva Numa, viva Phil Palmer. Auguri, noi italiani, vi vogliamo tanto grazie, bene. Grazie, grazie, grazie mille. Per che questa puntata speciale, scusami boss, ti ho interrotto. No, dicevo, non lo faccio è stato più. Veramente per me emozionante, però naturalmente volevo passare a un video che così ci dà la possibilità poi di rientrare e fare, diciamo, dei anche far salutare tutti i tassisti, esatto, che oggi diciamo è stata una puntata speciale, un po' meno on the taxi, un po' più in the studio, però sì, esatto. Abbiamo avuto due grandissimi ospiti e quindi logicamente è stato anche emozionante, e queste repliche, come ve lo volevo ridire, proprio perché insomma abbiamo avuto queste due eccezionalità internazionali. Noi oltre ogni giovedì in diretta saremo il venerdì, quindi domani 24 dicembre alle 18 alla vigilia sarà replicata Zara 87, ma anche il 25 dicembre, quindi sabato alle 23, e il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, domenica alle 14. Però tutta questa puntata ha voluto essere, diciamo, comunque un mood. Siamo partiti parlando di doni, divertendoci, scherzando. Alla Zara 87. Alla Zara 87 abbiamo cambiato, abbiamo visto un Babbo Natale che andava anche da chi comunque i doni non ce li aveva, soprattutto come quelli della famiglia. Abbiamo accarezzato la musica che ci ha dato questa profondità, ma vogliamo entrare nel vivo con un video particolare, che è un montaggio di uno dei film. Ho montato poi fatto particolare di uno dei film più belli, appunto, sulla natività. Perché? Perché cosa ci dice? Che alla fine, che è il messaggio più importante che vogliamo dare come 087, qualsiasi condizione noi in questo momento nel mondo viviamo, da quella più brutta a quella più bella, per chi poi logicamente crede nell'energia, ma per chi crede in quel bambino che dopodomani tornerà a nascere, e come sempre, diciamo, ha fatto. Direi che ci dice questo discorso qua, ci dice che probabilmente in qualsiasi situazione noi siamo, un dono l'abbiamo ricevuto tutti. Ti saluto piena di grazia, il Signore è con te, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e gli darai il nome Gesù. Com'è possibile? Io non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Colui che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. Nulla è impossibile a Dio. Allora avvenga di me quello che tu hai detto. Come potranno capire? Hai paura, Maria? Sì. Un messia. Per liberare il mio popolo.
Io vi ho detto la verità. Sta a voi scegliere se crederci o no. Non dipende da me. Io so. Dio me l'ha detto. Un angelo mi è apparso in sogno. Giuseppe, tu mi credi? Io proteggerò vostra figlia e il bambino con tutte le mie forze, ve lo prometto. Tu hai paura? Sì. E tu? Sì. Ti chiedi mai come faremo a capire? A capire che cosa? Che lui non è un bambino come tutti gli altri. Quello che mi chiedo è se sarò mai in grado di insegnargli qualcosa. Se sto facendo la tua volontà, dammi un segno. Figlio mio, avrai un uomo dal cuore buono e giusto che ti crescerà. Mio padre mi disse tanto tempo fa che ad ognuno di noi viene dato qualcosa. Riceviamo un dono. Il tuo dono è la creatura che è dentro di te. Tu che dono hai ricevuto? Nessuno se non la speranza di riceverlo. Una stella apparirà nella notte. Com'è la vostra fede adesso? Esultate. Vi annuncio una grande gioia. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Abbiamo tutti ricevuto un dono. Abbiamo tutti ricevuto un dono, questo è il messaggio bellissimo che ci manda questo bellissimo montato dal film Nativity. Penso che sia uno dei film più belli fatti sulla natività, perché ci regala quell'aspetto semplice che un adolescente e una persona più adulta come Maria e Giuseppe hanno fatto, come possa succedere in un momento così, e quindi tutto quello che è successo per far avvenire poi alla luce quello che per noi è un bambino importantissimo. Giusto, boss. La direttora mi fa dei cenni come per dire: se non finite la puntata facciamo direttamente lo special di Capodanno. No, questo attacco ha detto. Io domani mattina direttamente qui, esatto, dalle 7 alle così 10. Ha detto e la allora, direttora, vai, però vai. No, c'è da ringraziare soprattutto tutta la squadra di tassisti. Oggi è stata una puntata un po' particolare. Abbiamo la grandissima presenza di Noma e Phil Palmer. Eccoli là, grazie al 3570, bravo. Boss, come dici te, la più grande compagnia, come dici te, come la realtà del mondo. Del mondo. Grazie ragazzi, grazie Alessandro, grazie Rosario, grazie al Duca, grazie, buon Natale a tutti voi, auguri al 3570. Ma guarda quanto assomiglia a Babbo Natale quello che sta lì dalla regia. Ma chi è? Cannizzaro? No, non è lui. Ma lei è Babbo Natale? No. Io niente saggio, niente voglio capire. Incredibile, Luca Celia, allora, Andrea Cannizzaro, Cecio, Cerro, il grande Giovanni Cerro, auguri di buon Natale a tutti voi. Antonio Aversano, che non vedo da quelle parti, ma poi c'è la messa in onda, ecco, eccolo là. Auguri, buon Natale, il grande nostro Antonio Aversano. Auguri a tutti, grazie anche a Phil Palmer e a Numa. Buon Natale, grazie. Volevo fare un saluto finale e un augurio a tutti i nostri telespettatori, i nostri radioascoltatori, di un bellissimo, diciamo, e sereno Natale, di un passarlo in famiglia in un momento comunque che non è proprio semplicissimo, diciamo, per tutto il mondo in questo momento qui, e per questo, diciamo, volevo ringraziare poi tra le altre cose tutto il nostro staff, l'emittente, diciamo, tutte le persone che danno una mano e contribuiscono al lavoro ogni giorno perché questo progetto vada avanti, al mio socio caro Giuseppe Sola, grande, con cui Giuseppe condivido questo progetto e con cui faccio gli auguri più intensi a lui e a tutta la sua cara famiglia, e logicamente devo fare gli auguri anche a voi due. Devi, boss.
fosse per una volta un po' di bontà, almeno a Natale. Auguri e grazie. Ci vediamo poi per la puntata di Capodanno. Il 30 dicembre, 30 giovedì. Dicembre, grande boss. Auguri di buon Natale, grazie al grande Bruno Stanzione, applauso. Grazie boss, auguri a tutti gli ascoltatori, è un piacere stare qui a Zano 87 con voi. Auguri di buon Natale al grandissimo Angelo Di Palma. Grazie, applauso. Grazie Cristian, grazie. Ecco, grazie. Auguri a voi alle case, a voi e a chi volete bene. Ecco. È finita. Da Cristian Lelli e da 087. No, è Cristian Lelli, gli auguri li facciamo noi. Ah, a Cristian Lelli. Auguri Cristian Lelli, il boss. Il boss che è voluto fortemente questa trasmissione e che è proprio il fautore, il motore. È il boss. Vabbè, il basta, boss. Grazie. E allora da Cristian Lelli e da 087 buon Natale e alla prossima puntata giovedì. Auguri! Auguri, auguri. Ciao. Buone feste.